Dove si va? In cima. Alla ricerca dei camosci e di altra fauna tipica. Vediamo. Ora prenderemo la funivia, o la cabinovia anzi. Accesso a biglietteria. Sì. Scritti i prezzi. Si sceglie a piedi. Si va a piedi. Questa la va super. Poi da lì, casomai, se ci viene voglia, si va anche a 3.000. Sì. C'è semo? Puzza. E non c'è nemmeno per sedersi. E i pezzi sono tutti graffiati. Acciderbolina. È carina, eh. Lì ci sono le slot, sicuramente. Guarda. Credo sia da dove dovremmo arrivare noi. No, fatto di arrivare da sì. Si può trasformare anche in piedi, sì. Non appoggiare, disce i vetri. Dici che non ci devo appoggiare. Pronto? Pronto a travallare? No, ho fatto benissimo. Probabilmente si fermerà. Che vuol dire? Ogni tanto si blocca. Molto rassicurante, devo dire. Ma i camosci si vedono, vai. Ma da là non c'è più nulla. Il paradiso. Eh beh, si chiama funivia paradiso. E poi smuoveremo, speriamo. Il minimo si vede. Sensations. Figo, 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 sono bell'acqua. Oh, bella zia. Girini? Comunque ragazzi, siamo al passo del Tonale, poco fuori il confine del Trentino della Val di Sole. A fare questa camminata siamo saliti su, come avete visto, in funivia e siamo arrivati a un'altitudine di 2500 metri e passa, e ora si farà un sentiero di circa 3 ore e mezza scendendo giù a valle alla ricerca di fauna alpina. Abbiamo come obiettivo il camoscio, però ci va bene tutto quello che capita, passeriformi, avifauna in generale, mammiferi, rettili, va bene tutto. E giù c'è Tommy. Io direi di partire e ci vediamo in cammino, ragazzi. Aggiornamenti, abbiamo visto gracchi, marmotte e di sfuggita un'aquila reale. Vediamo se si scavalla, se la rivediamo. Non credo si scavalli, però speriamo di rivederla in generale. Comunque proseguiamo, la strada è ancora lunga. Comunque è molto bello, tutti i riferimenti alla guerra. Questi sono sentieri che erano usati nella prima guerra mondiale, io credo anche nella seconda, e c'era l'impero austro-ungarico contro gli italiani, qui tenevano ben forte gli austro-ungarici.
e poi dopo un po' venne sfondata la linea dagli italiani, che riuscirono a farli arretrare, e poi la guerra sappiamo come va a finire. Le date ora non mi ricordo bene, però credo che ci saranno scritte da qualche parte. Date. Si è spinato direttamente dalla Grande Guerra. Non si alzavano e vedevano questo panorama. Il problema è che non potevano goderselo come ce lo godiamo noi oggi, perché dovevano sparare ai nemici. Guardate. Signori, gracchi a non finire, ma della reale nemmeno traccia. L'abbiamo rivista proprio al volo, era in volo e noi al volo l'abbiamo rivista, però non si è più fatta rivedere, perché probabilmente sta dall'altra parte di questo crinale e scavalla pochissimo, perché probabilmente c'è più gente da questa parte. E comunque abbiamo ancora tanto da camminare, quindi le possibilità ce l'abbiamo. Eccolo, senti. Allora. Era buono il panino. Era buono. Era buono. Con questo panorama è buono tutto. Mi hai tolto le parole di bocca. Comunque, ora abbiamo pranzato con un panino e due minuti si continua a stare qui e poi si continua a scendere. Vero? Yes. C'è il temple. Signori, eravamo proprio là su. Adesso siamo qua giù. Animale, cioè, ancora nessuna traccia. Ci finiamo questa specie di torbiera. Vediamo se c'è almeno qualche salmerino. Eh sì. Le bande che ha sul zampo queste lì, le vedi? Ci si fa tra quei laghi, mi sa. C'è gente. Sì, sì. Ok, signori, aggiornamenti, stiamo proseguendo la discesa e ora
non abbiamo visto niente, più niente, a parte qualche uccellino sporiatico. E i camosci per il momento non sono fatti vedere, dubito che ormai avremmo ancora possibilità di beccarli, visto che stiamo scendendo sempre di più. Però vabbè, pazienza, abbiamo visto forse qualche traccia loro, anche se il terreno, per quanto abbia piovuto, è secco, quindi si capisce male. Però il paesaggio è spettacolare, la camminata è bella, avevo ancora il pezzo da fare nel bosco, quindi ancora tante sorprese possono venire fuori. Cosa è successo? Si è aperta la cioccolata? Una bella lavanderina quando è in corrente proprio. Non è che si è aperta, si è proprio fusa. Guarda qua. Buono! Bello! Misterioso, stiamo contingendo da non è che mi ispiri tanta fiducia. Dobbiamo farci tutto fin qui. Tutto è scura. Non ci sia caldo, eh. Ricordo il cimone per questa montagna. Arrivati dopo 5 ore di cammino, siamo arrivati stravolti, siamo tornati a Passo del Tonale a 1884 metri, quindi ci siamo fatti in 5 ore con varie pause quasi 700 metri di dislivello. Reso conto, camosci nulla, il gruppo che era davanti a noi l'ha visti, ne ha visto uno probabilmente, tra virgolette, l'ha fatti scappare. Ci sta. E poi gracchi, un corvo che non stava zitto un attimo, per reale pare la reale. E poi cos'altro? Basta purtroppo. Cosa, vabbè, tutti tracce di cervo, di capriolo, insomma queste cose così, tracce di camosci e niente. Quindi l'escursione è finita, noi speriamo che questo video sia piaciuto, se così fosse lasciate like, commentate, condividete il canale, se non vi piace il negativo, va bene, la conoscete la storia, e ci si vede tra un po'. E anzi, sì, tra un po', ma con delle belle novità per te.